prima cosa comincerò a tagliare a fette, fettine, il mio balconciale proveniente direttamente da Amatrice, in modo tale che potrò evitare di usare qualunque altra cosa, anche lo stesso olio, perché il guanciale rilascerà comunque il suo grasso e all'interno del grasso del guanciale potremo cuocere gli odori. Posso cominciare a metterlo all'interno della mia pentola, accenderò il gas in modo tale che cominci a dorare. Il nostro guanciale ha cominciato a dorarsi, io lascio all'interno anche queste parti intere della cotenna perché daranno comunque sapore alla nostra minestra. Avrò cura poi chiaramente di eliminarle più tardi. Con la mezzaluna ho tritato i miei odori e adesso non farò che aggiungerli all'interno della pentola. Mi piace aggiungere anche la carota, metà della carota intera, perché poi successivamente procederò a sminuzzarla col frullatore di immersione per fare la nostra zuppa o minestra più cremosa. Devo solo adesso aspettare che le nostre verdure appassiscano bene. Ora che gli odori si sono ammorbiditi, posso cominciare ad aggiungere i fagioli che ho precedentemente lessato. Se voi invece avete dei fagioli in scatola, va bene comunque, li comincerò ad aggiungere all'interno della pentola. Trascorso un paio di minuti, possiamo aggiungere della passata di pomodoro. Potete anche evitare di aggiungerla. Io la sto mettendo per dare un po' più di colore alla nostra minestra o zuppa, perché sicuramente in questo periodo, insomma, il colore, soprattutto il rosso, credo che ci aiuti, non vi pare? Faccio passare qualche altro minuto, dopodiché aggiungerò l'acqua di cottura dei miei fagioli. A questo punto posso cominciare a aggiungere alla zuppa l'acqua di cottura dei fagioli. Io inizialmente non ne metto tantissima, ne metto diciamo quanto basta per raccoprirli momentaneamente, valutando poi successivamente diciamo la densità della zuppa. Questo diciamo è al momento lo stato della nostra zuppa. A questo punto noi possiamo coprire e lasciare cuocere a fuoco molto lento tutte le cose assieme in maniera tale che insaporiscano. Ogni tanto andiamo a dare una girata in modo tale che ci teniamo impegnati. La zuppa va da sé comunque. Ho dimenticato di dirvi che, per chi mi segue lo avrà visto, io non uso mai sale nelle mie preparazioni, o comunque non lo indico quasi mai, perché di norma le cose hanno già modo di insaporirsi se si utilizzano, ecco, come nel nostro caso il guanciale o magari per altre preparazioni i formaggi. Nelle zuppe, anche nel brodo, nelle minestre in genere, laddove ci sia anche il pomodoro, io ho abitudine ad aggiungere dei pomodori secchi, cosa che ho fatto anche adesso, come potete vedere, ne ho aggiunti un paio e li triterò poi successivamente per fare in modo che la mia minestra o zuppa, a seconda che io la lasci così com'è o aggiunga insomma della pasta o del riso, come preferite, li triterò, dicevo, insieme alla carota, al sedano e una mestolata di fagioli, in modo tale che la zuppa sarà più cremosa. Ho preparato il mio frullatore di immersione, è arrivato il momento di recuperare la carota e le altre verdure, una mestolata, ecco, di
di fagioli e tritarli con il frullatore ad immersione per poi rimetterli nella zuppa. Ecco quello che triterò col frullatore ad immersione. Aggiungo un po' dell'acqua di cottura che ancora ho da parte, in modo tale che quello che frullerò frullerà meglio. Spengo, altrimenti vi rovino l'udito. Ecco qua, il mio lavoro è completato. Questa è la purea, diciamo, che io ho ottenuto. La rimetto all'interno della mia pentola. E in questo modo avremo sicuramente una zuppa o una minestra più densa. Io amo particolarmente la densità nelle minestre, nelle zuppe, forse perché mi dà un che di vellutato, proprio perché le zuppe e le minestre secondo me coccolano. Diciamo che abbiamo quasi completato, aspettiamo qualche altro minuto. Se vedeste che la consistenza fosse troppo ristretta, conservate ancora dell'acqua di cottura dei fagioli e utilizzate. Io nel frattempo copro e faccio cuocere per qualche altro minuto. Il nostro lavoro è terminato. Questa è la consistenza della mia minestra. Voi sapete che di norma è difficile che io proponga delle minestre con all'interno la pasta. Amo particolarmente le zuppe, un po' per mantenere la linea si tende a ridurre i carboidrati, ma visto il periodo, perché non fare un piatto unico che sicuramente di sera scalda il cuore a tutti. Nel fare la spesa non si trova sempre quello che si vuole. Io avrei preferito dei bei cannolicchi. A Roma, a me la pasta e fagioli piace con i cannolicchi. Ho trovato dei ditalini rigati, utilizzerò questi. Ma se preferite anche voi e non avete la pasta, potete aggiungere del riso oppure dei crostini di pane tostati. Magari in casa abbiamo un po' di pane raffermo, perché non utilizzarlo? Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Semplice, era solo per farsi compagnia, sicuramente non per insegnarvi qualcosa che sicuramente sapete già fare. Un saluto a tutti da In Cucina con il Cuore. Alla prossima!